had never crossed an ocean before, and so it was my first time as captain crossing an ocean. We had the family on board. Yeah, it was great. I think the seas and the wind were more mild and moderate than we were expecting. But certainly as we got closer to St. Lucia, you know, we got some sort of 30 to 40 knot gusts and squalls, but yeah, it wasn't too bad. So it was great. Attraversare l'oceano in 5 persone non è complicato, anche perché è vero che gli spazi sono piccoli, però di norma 2 sono fuori a lavorare e 3 possono occuparsi delle altre cose, stare in cabina. Per cui gli spazi non sono proprio così ridotti come potrebbe sembrare. Once we left the Canaries, it was a bit light and a very uncertain weather situation. So we were a bit shaken for the first week, where to go and where to find wind. But after Cabo Verde, it was nice downwind sailing, like you expect on the trade winds. I think everybody enjoyed it. For me, it was tiring, but they always are, but not more tiring than expected. So good crossing. Like everybody here, we had problems along the way. Something will break. It's a boat. Things break. We had a generator failed about 3 days before the end. And on the last night, our Genoa fell in the water. So we spent a happy 3 hours in the middle of the night pulling it out of the water. Apart from that, nothing. In my opinion, the Atlantic was very friendly, and I felt safe and wonderful all the time, and especially I liked sailing in the moonshine. Storie e testimonianze non di supereroi, ma di velisti appassionati con in testa un grande sogno: compiere il salto dalle Canarie alle Antille, e ci sono riusciti. Benvenuti, questa è St. Lucia. Nello sguardo e nelle parole di chi ha attraversato per la prima volta l'Atlantico convivono tante emozioni forti, come l'adrenalina di quei giorni in mezzo all'oceano. La soddisfazione, la felicità per il traguardo raggiunto, la meraviglia per paesaggi così belli da togliere il fiato, ma anche lo stupore, la gratitudine per un'accoglienza tanto calorosa. Impossibile, allora, celare un sorriso. How the welcoming was, it was really great. I didn't expect that. There were several guys standing with tablets of rum punch, and they were laughing and welcoming us very, very warm. The welcome was great. It always is here. You know, we arrived 5 o'clock in the, or 5:30 in the afternoon. But even if you arrive at 3 o'clock in the morning, you hear people arriving, people stand on the dock, tooting horns, cheering. For everybody who crosses the Atlantic, it's an achievement. And everybody here who is already here gets that, so they all come out and welcome them in. But yeah, it's always a big buzz to be welcomed in. A great way to come in. We had 15, 20 friends that we'd made on the other side. Sort of waiting to welcome us to the dock with the, you know, the friendly locals with rum punch and things like that. So it was a pretty cool time, a very special experience. We're met by the yellow shirts in the morning with rum punch, and it makes a big difference if you have people welcoming you, or you just arrive on your own and tie up the lines and then you're there.
La 38esima edizione porta il timbro del bel paese. Italiani gli equipaggi a tagliare per primi la linea d'arrivo, italiani i cantieri che le hanno costruite. Sulla rotta Mindelo-Grenada a conquistarsi la Line Honor all'Arc Plus è stato nessun dorma. L'Italia Yachts 1598 di Andrea Neri alla sua prima transatlantica. Per coprire 2300 miglia ha impiegato solo 11 giorni e 18 ore. Obiettivo raggiunto anche per Marco Rodolfi su Berenice Cube, uno Swan 90, 3000 miglia in 12 giorni e 13 ore. È la sua seconda vittoria all'Arc a distanza di 13 anni e il risultato ha confermato le aspettative alla vigilia della partenza. Prima di partire io pensavo che il nostro tempo fosse tra i 9 e i 12 giorni. Oggi mi sento dire che se arriviamo in 12 giorni è un bel successo. Che si impieghino 11 o 30 giorni poco importa, perché l'essenza dell'Arc è nella sua organizzazione, nella struttura che consente a tutti di attraversare l'oceano in sicurezza. Una missione che anche per questa nuova edizione il World Cruising Club ha completato. E così giorno dopo giorno, ora dopo ora, la flotta di barche ha guadagnato trionfante l'ingresso nei marina di Rodney Bay in Santa Lucia e di Grenada nelle Granadine. Per tutti è arrivato il momento di concedersi un po' di sole e di relax in attesa di issare nuovamente le vele. We will cruise for a month in the Caribbean, and then we will move on with the World Arc to the Pacific to spend a season in the Pacific and circumnavigate for 2 years. Se tutto va come dovrebbe, dovrei fare la 600 Caribbean a febbraio e l'Antigua Sailing Week alla fine aprile, inizio maggio. Beginning of January we go to Grenada, down south, and spend time taking family members around the Grenadines and back up here occasionally, but mostly between here and Grenada for this season. Our plan was to buy a boat in the Mediterranean, sail the season there, cross the Atlantic, and then eventually go through Panama and sail all the way home to New Zealand. Well, we will definitely spend at least a month cruising around the islands of the Caribbean. So our intention is to have a few days rest in St. Lucia and then head up to be in Virgin Gorda by Christmas. From then on we'll enjoy St. Lucia, travel up north, see all the islands around Antigua, and then make the crossing from Antigua back to the Mediterranean. Con le barche a dondolare placidamente in banchina viene naturale esplorare l'isola, i suoi paesaggi, la natura, le spiagge dalla sabbia così bianca e fine la cucina locale. Guidati dall'ente turistico di Saint Lucia, ci immergiamo nella cultura e nei luoghi di un paradiso terrestre che fu di Cristoforo Colombo più di 5 secoli fa. Il 13 dicembre del 1502 l'ammiraglio approdò sulle sue coste. Da qui il suo nome. Simbolo di questa nazione i Pitons, due formazioni vulcaniche, oggi patrimonio dell'UNESCO. Ormai spenti, i due rilievi sono ricoperti da una rigogliosa vegetazione dai colori così accesi da risaltare in contrasto con il blu dell'acqua da cui sembrano emergere. Incastonata fra i Pitons e una baia si erge la città di Souffrère, fondata dai francesi nel 1746. Il nome sembra suggerirci la sua principale attrazione, la varietà di sorgenti d'acqua sulfurea che la circondano, come quella delle Diamond Botanical Garden e dei suoi bagni minerali, o della Sulphur Springs Park, complesso geotermico ideale per un bagno caldo rigenerante.
questo cratere, dalle sembianze un po' lunari, ribolle il fango per via dei gas sulfurei. Dal cratere sgorgano anche numerosi ruscelli che, scorrendo lungo le pendici, arrivano fino al mare. La temperatura è assolutamente gradevole. L'acqua è calda, ci dicono essere di 45 gradi centigradi. Tappa obbligata in quest'angolo d'isola è la cascata Torel, alta 15 metri. Circondata da una fitta vegetazione tropicale, è perfetta per un tuffo rinfrescante. A pochissimi chilometri da Rodney Bay, sempre nella parte nord-ovest dell'isola, quella che divide l'Oceano Atlantico dal Mar dei Caraibi, troviamo l'altra grande attrazione di St. Lucia. Pigeon Island Park è nato nel 1550 per volontà del pirata francese Gamba di Legno. Il corsaro ne fece la sua base logistica, dalla quale sferrare temibili attacchi ai galeoni spagnoli di passaggio. Oggi Pigeon Island è un parco nazionale dove si possono ammirare antiche costruzioni militari, musei, cannoni e un panorama mozzafiato che arriva fino ai Pitons e a Martinica. Non c'è posto migliore di un mercato per entrare in contatto diretto con la cultura locale, respirare i profumi, parlare con gli abitanti, conoscere i gusti a tavola e la varietà di ricette gastronomiche. E qui a Castries, nella capitale, c'è il mercato più grande e importante dell'isola. Impossibile non rimanerne affascinati. L'Atlantic Rally for Cruisers non è soltanto una transatlantica, né soltanto il connubio perfetto fra sicurezza e organizzazione, è molto, molto di più. È uno state of mind, direbbero gli inglesi, una filosofia che abbraccia e sa entusiasmare tutti, dai team di supporto alle città ospitanti fino, naturalmente, agli equipaggi. E, perché no, anche noi giornalisti. Perché se sono i dettagli a fare la differenza, a rendere l'Arc così speciale e amata, c'è di più, molto di più. Un nuovo mondo che abbiamo provato a raccontarvi in questi due episodi. E chissà se un giorno fra i 1200 velisti ci sarete anche voi.